Salve ragazzi, qui del 38, come va che si dice? Allora, prendiamo la carta. Boom. Ok, noi dove siamo? Tutto ciò. Figurati, next prossimo. Ok. Trap, ok. Ah, trap dove siamo stati noi. For you, credo che noi siamo lì dentro, credo. Non lo so. Vabbè, e abbiamo, madonna, abbiamo veramente così poca vita? Curiamoci. Almeno ci curiamo. Però non mi piace che è azzurro. Preferisco che era verde. Allora, ci è andato di lusso, posso dirlo? Oh, molto di lusso. Scopa in culo. Tu stagli lontana. Lol. Mi è piaciuto come l'ha detto. No, stavo guardando un po' in giro perché voglio vedere che cosa avevano aggiornato. No, il mio è molto più bello. Allora, vediamo tutti i materiali che abbiamo che ci possono servire. A voglia. No, non credo che posso aprirlo. Cioè, come no. Ah, giusto, posso costruire qualcosa? Grande. Grande! Basta. Vabbè, ragazzi. Fino a un certo punto tutto grande. È bello comunque rigiocare a The Last of Us. Ok, in parte me lo ricordo molto bene il gioco, quindi. Ah, ok. Tutorial. Coltelli potenziati, ok, autosoccorso, vabbè sì. Mi fa ridere che mi dà ora tutti questi. Hai provato tutto? Pronti? No, non è vero, manca una cosa. Meno male che si guarda tutto, si spucciola, si spocciola, si spusciola. Meno male che. Guarda, sapete perché è un po' più facile. L'hanno fatto un po' più visibile le cose da prendere. Nel primo no, nel primo ti dovevi molto avvicinare. Carica l'arma, tiè. Con quest'arma mi trovo troppo bene. Con l'arco no. Devo trovare una cabina da lavoro però, un coso da lavoro. Ok, Ellie, dai. La porta aperta no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Gli sono poi girati i coglioni a Vediamo come hai Ellie. fatto ad accettare questa follia, Bill. Bastava che li lasciassi lì fuori. Non scherzavi su di lui. Sì, è un tipo originale. Darò un'occhiata qui sopra. C'è niente di utile là. Prendi quello che vuoi. Grazie. Vedi che trovi qualcosa di interessante in realtà? Hai visto un gruppo di cacciatori avvicinarsi pericolosamente alla città? Fortunatamente un branco di infetti li ha fatti scappare. Poi memoria, metti più segnali di pericolo, fagli sapere che fai sul serio, lol. Ellie? Ma una domanda, io so che si può personalizzare il personaggio Ellie, ma io so che si può personalizzare poi tutto. Extra skin, ah no, ma dai, che bastardi! Ma dai, vabbè. Modalità di renderizzazione, modalità aspetto di gioco, recupera collezionabili, guadagna trofei e completa livelli difficoltà elevati per ottenere punti. Conquista, ok. Modalità di gioco, recupera collezionabili, ok. Extra. A parte il commento, sono rimasto male. Ah, modalità foto mi mancava. Esci, sì. Però che tristezza, io che volevo. No, invece posso fare qualcosa.
Velocità di creazione non me ne interessa manco un po'. Però devo aumentare la salute massima, raga. Non mi interessa, salute massima. Portavo salute massima e... No. Maestro di coltello. E l'aumento di quanti coltelli posso tenermi. E salute massima devo aumentare, ragazza. La salute ci serve in questo gioco. Ma ho tanto aumentato quello che mi serviva. Era la famosa scena del bar. Ah no, più avanti. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mozzuta. Fanculo anche sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Ok. Allora, sto girando proprio intorno per scoprire se lascio qualcosa in sospeso, raga. La cosa giusta, la salute massa io. No, mazza da baseball no. Dovremmo trovare una chiesa a breve. Ah, è coso, qua ci sta. Un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Ok. Beh, almeno ho visto tutta la scena, Va ok. bene, andiamo. Qua non c'erano robe una volta? Oddio, ma che c'è lì? Ma lol. Signora, la vedo male. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia l'interno. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana! Merda, carico è pronto. No! Oh, munizione, grazie. Ok. Devi controllare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu per aperto. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte dal Ok, ora magazzino sappiamo che parla da e solo. andare in direzione est di nuovo. Sì. Poi dovrai... Bill! Joel, da questa parte. E ho capito, però ero c'erano delle pezze. Ah, di là, ok. Fammi vedere un po' di perlustrazione, però. Qua ci sono già stati. Joy, solo tu potevi. Joy, solo Billy potevi fare tutto sto danno. Io mi ricordo che nella versione Remastered, ragazzi, io sono morto male comunque qui, Perché questi disgraziati mi avevano fregato. Munizioni. Grazie. Comunque,
Non vi ho detto, perché questo è ovviamente tragicomica la cosa, ma è da un pezzo che non porto il gioco, però posso dire che è tragicomica il fatto che adesso si parla di The Last of Us Part 3 e si parla di Factions. La cosa è... Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. Ma la gente normale non mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Che lui è stronzo ed è una delle persone più pericolose che esistono al mondo. Sì. C'è qualcosa che posso creare? No. Comunque, stavamo dicendo. E quindi è interessante. Mo, io ormai ho finito The Last of Us Part Remastered, parte 1, 2. Il cancello li fermerà. L'ho chiuso e non hanno la chiave. Lol. E poi stavamo dicendo. E poi abbiamo la parte. Mo stiamo facendo la parte 1. Però abbiamo già. Ah, mo ricordo sto posto. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Mo ricordo sta parte. Mo inizierà a avere quella parte se semicimitero, quel luogo strano. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Ha ragione. Ah, mi ricordo la scena dei fumetti porno. Prepariamoci. Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joy, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene, aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Ma come cazzo fa Tessa ad approvare una missione suicida? È una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Parentesi. Qua non spiegano niente nel gioco originale, come anche qua nel remake, che Billy, che Bill, praticamente è gay e di cui sta parlando adesso è proprio del suo compagno, che nella serie TV ne parlano moltissimo, di cui gli dedico proprio una puntata su sta cosa, ed è fantastico. Mentre qui ovviamente è un po' tutto da immaginare, non è che capisce effettivamente la sua relazione che ha avuto con quella persona di cui sto parlando, di cui si è suicidata beh, pazzia. Lui ci parla e lo troveremo più avanti impiccato. Ecco, vi ho detto tutto. Continuiamo. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa, farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi, che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho Sto detto? solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare. Porca merda. La babysitter è abbastanza lungo e prima o poi ti cagano in Bill, faccia. per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Oh, un fucile a pompa, raga, bellissimo. Lo useremo. Prima di procedere, ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Aspetta che qua ci sta la cosa dei porno, vediamo se ci sta. No, ci dovrebbe stare a scena, non ci sta? Vabbè, intanto questa era la chiesa.
Non mi interessa. Possiamo salire sopra. Perché tanto non c'era niente sopra, però possiamo andare sopra. Cioè, non è che non c'è, però. Io avevo il panico. Fammi vedere il giocattolino. Ah! Ho capito, mi vuoi far vedere? Bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Bello, il mio preferito. È il mio giocattolo preferito questo. Oh, guarda com'è bello, pronto a uccidere qualcuno. Sì, so come funziona, Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo, a Joel serve un'auto. E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Ho trovato robe. Ih! No, che cosa ho trovato? Nell'originale io non l'avevo preso. Quest'area non l'ho presa nella remastered. Ah, tanto, quindi dobbiamo ora salire sopra lì. Allora sì. Possiamo fare un sacco di cose. Andiamo con ordine. Bene. Grande. Potenziamo, vediamo cosa possiamo riuscire. Ah, la luce. Ah, quindi quando si tratta di migliorare qualcosa. Che figata che mi si vede bene il lavoro. Ok. Ah, sì. Creiamolo, No, mi manco 75, che sfiga. Così avevo il fucile a pompa a portata di mano subito. Allora, sono indeciso se potenziarlo già o aspettare il potenziamento. No, mi conviene aspettare. Andrà alla grande. Sì, perché ragazzi, fare così è più comodo. È estremamente più comodo. Capito? Però andiamo con questo. Ah, mo sta divertente, mo. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda. Fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio. Come un falco. Quanto è cattivo. Vabbè, ma lui è molto. Mi aspettavo che ci stava. Ma perché non ci sta la scena dei fumetti porno? Non mi ricordo se. No, non era qui, era più. Però mi ricordavo qui. Perché me la ricordavo qui? Che prendeva involontariamente i fumetti e capiva che erano qualcos'altro. Lì non si può alzare, te pare, figurati se. Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Ah, ho detto troppe bestemmie nella mia vita. Se prova a confessare cosa mi manda, cosa mi dice Dio e Gesù, mi mandano a fanculo. Mi dico. Ok, è ora di fare i bagagli. Quello Alcol. non è il confessionale, è la mia stanza. Ok, non tocco niente.
Infatti, mica sto rubando cose. Lol. Promesso che non ti sto prendendo niente. Possiamo andare? Sì. Comunque, ragazzi, sembra strano, ma è Aiuto. perfetto portare questo gioco adesso. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Ah, mo c'è la famosa scena che io ho perso molto tempo nell'originale perché abbiamo troppi infetti. Soprattutto sono tutti, come cacchio si chiamano? Ecco appunto. Ah, quanti nomi? No, comunque dicevo, ma qua abbiamo purtroppo i stronzi dei Che cacchio è? Ma cos'è? Pianta, ma tu hai dei problemi te? L'ansia mi ha fatto venire. Forza, dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Allora, ok. Buongiorno. Joel, lascia Diamoci una stare. mossa. Sì, ma qua ci sono tanti clicker del cavolo. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Ehi, avete sentito? Silenzio. Allora, a questi due possiamo ucciderli in silenzio, mentre gli altri due, gli altri tre, possiamo tranquillamente attirarli in una trappola. Voglio che viene qua questa pischera. Sto un attimo riflettendo, ragazzi. Perché con uno posso ammazzarlo subito, con l'altro. Sai che è? Devo capire il suo movimento. Se hanno mantenuto lo stesso movimento dell'originale, che ovvero veniva qui, lo potevamo ucciderlo subito all'istante, se viene. No. Ok, ho capito. Se torna indietro, allora ho capito il movimento. No, non torna indietro. Ah no, ok, allora sì. No, ma come? Non l'avevo ucciso! Dai, un colpo! Dai, vabbè, ma mi ha fregato. Vabbè, ma questa era da stupidà, questa era da stronzi però, eh. Tutto il tempo che stavo aspettando come uccidere questo e poi si sposta.
Non si sposta mai così avanti. Questo qui, sì. Vedi quanti ne ero in tre là? Io devo solo fregarli là con la granata. E quell'altro invece ancora devo fregarli in altro. Ok, sono andato calcolando. Ok, no, scusate, sono molto in silenzio, ragazzi, scusatemi. Questo è quello che deve andare dritto, giusto? Ok, ora sono soddisfatto. L'altro? Non hai niente, te pare. Ah, eccola, quell'altro. Ecco, ma io non ho nulla. Mi servirebbe... Ecco, quando poi ti serve... Dov'è? Ah, eccolo qui, questo. Non è difficile, semplicemente perdi solo più tempo a fare sta cosa. Ci siamo. Ah. Siamo ancora al sicuro. Ok. No, volevo essere sicuro di quello in realtà. Ah, è ovviamente. Così si fa, ragazzi, quando si ammazza qualcuno. O almeno quando sono infetti. Sono stato bravo.
Mi ha solo fregato palesemente il primo tentativo, come sempre. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Non ti preoccupare, non mi serve. Ah, mi ricordo tutto sto percorso adesso. Sì, uno alla volta, ora li ammazzo tutti e due. Ho lanciato la granata. Non ho niente da poter creare, mo te pare, figurati se... vabbè, pazienza, ragazzi. Tre, due, uno, tra. Ok. Ma c'è anche quell'altro. Non scherzavi su questo posto, eh? Esagerata. Aia, dove stai? La donna, la cattiveria, signori. Mi manca un'arma. Un cacchio di clicker. Ok. Qui c'è qualcosa nascosto? Oh, sì. Ok, grazie. Una medaglia, pure con un foro. Peter.
Ok, ci siamo autoliberati di loro. Poi vado a prendere gli archi. È la parabola, ragazzi. È bruttissimo il concetto parabola qui. Ok, qua non mi sembra che c'è altro. È un animale domestico, comunque un gatto, o un cane più che altro. Che cos'è che posso realizzare? Coltello. Va benissimo, va benissimo. Comunque molti clicker comunque. Se mi deste un'arma, potrei ammazzare quegli stronzi. Sta zitta, zitta. Madonna, Joel, sei noioso. Joel, sei noioso. Sei una rottura proprio. No, ogni tanto giro, non so, ragazzi. Ora, scommetto che quando finirò The Last of Us parte 1 verrà annunciato, confermato il gioco di Faction, il gioco online, o se no verrà visto un teaser trailer di The Last of Us parte 3. Sapete che pariata? Ok, qualcosa mi dice che siamo già arrivati dove dovevamo arrivare. E qui manca una macchina. Archi, frecce volevo dire. No. Allora, qui mi ricordo che non c'era un cane qui. Bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì. Per la botola del cane. Joel, decidi tu. So per questa volta, però. Sta molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Entro nella casa, ci sono altri clicker. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Che cazzo?
Bella! Quanto dista, Bill? Ci siamo quasi. Dovremmo essere rapidi. Entriamo, prendiamo la batteria e usciamo. Non voglio rimanere intrappolato lì dentro. Ok, tutto chiaro. Poteva andare molto peggio. Non ho sprecato più munizioni, lo sai. Ok, vediamo un poco qui. Ah, e qua è la famosa camera, ragazzi, stanza, casa. Nerina, bella. Proprio ora devo rompere scatola, solo un secondo, ragazzi. Puoi stare tranquillo neanche un po'. Vuoi lasciami un po' in pace, per favore, Nerina? Ah, ragazzi, vi giuro che non mi lascia, mi lascia sempre in pace, ma stavolta te rompe mesca. Oh, ragazzi, io ho detto, il gioco, proprio questo gioco qua, quando io registro succede che Madonna, Nerina, è una maledizione. Ah, ma io non ho visto se ci sono gli easter egg. Vedo dei videocassette, minchia, videoregista. Niente PlayStation, ragazzi, fate schifo. Cazzo, era uno che adorava suonare. No, non è questa casa, infatti è un'altra. Ok, la prossima, ragazzi, sta famosa casa che sto dicendo io. Ok, quella là poi di Bill, poi. Wow, mizzica. C'è qualcosa qui? No. Carino. Ah, ok. Ah, vedi dove va tutto il giro. Tutto il giro. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Ma andiamo, Ellie. Scusate, sono troppo concentrato, devo capire. Sì, perché l'hanno molto modificato, quindi tecnicamente molte cose non riesco a ricordarmele su facilmente, sapete? Oh, mi serve io questo. Perché mi metti un'aria così se non c'è niente? Mamma mia! Naughty Dog, cavolo! Carina la piscina, ma la devo fare prima o poi la piscina, raga. Dobbiamo togliere gli easter egg, ragazzi, perché alcuni come a PlayStation, per esempio, ci sta, a PlayStation 4 non ci sta più la 3, per esempio, con la versione remaster, versione parte 1 di sto gioco, eh? Ok, siamo al sicuro. Per ora. Vedete, quale cazzo di cose. Non hanno morso nessuno, vero? No, sto bene. Stiamo tutti bene, procediamo. La cosa di Halloween. Che abbiamo giochi mano con questo.
Sì, un attimo. Lo so che dobbiamo andare di là, volevo vedere un attimo se c'è un altro percorso anche sopra. Ah no, sai che forse sì? Punta la pistola perché qua forse... No, non era qui. Mizzica, cosa ho trovato? Minchia, soldi. Cioè, non è vero. Ah, ecco la famosa scena, ragazzi. Questa è una bella scena. Ah, questa era triste, sta cosa, non me la leggo. Sì, dovrebbe seguirmi Ellie. Ecco. Hai un minuto? Eccola qui. Sì? Ecco, volevo chiederti scusa per Tess. Solo questo, non ne parlerò più. Ellie, non devi preoccuparti per me. Dobbiamo andare da Bill. Ok. Sì, però... La bambina, la ragazzina non doveva leggere. Ma dai, ma dove stanno le achievement? Cioè, le scenette. Ma forse è che l'ho letto prima io. Lei doveva leggere quella cosa. No, ma dai, ho sbloccato. Allora, nello. Non so perché, ma nella rem nel Remastered ci sono state delle scene bellissime come questa qui, che lei era qui e stava leggendo il libretto. Poi l'ho letto io e lei aveva detto una cosa bellissima. No, secondo me hanno fatto delle modifiche e non ci sono più certi achievement, cioè certi momenti. Non lo so perché, raga. O è la mia impressione o I don't know. Mi sembra che certe cose mancano. Vabbè, forse è impressione mia, raga. Ma Che ti dicevo? Dai col padre. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Sono un bel po' lassù. Allora, se andiamo avanti è un inferno, perché me lo ricordo fin troppo bene sto casino. La stoppiamo un po' in anticipo perché è veramente un casino qui. Infatti sta per durare... Eh sì, un 50 minuti a breve. Allora, vi dico questo. Comunque sono contento di riportare The Last of Us parte 1. L'avevo lasciato in sospeso, mi dava fastidio, onestamente lo volevo continuare. Tanto ormai abbiamo finito The Last of Us parte 2, quindi a sto punto faccio la parte 1. E poi in futuro magari uno faction, se sarà anche online, perché onestamente parliamone un attimo. Sappiamo ben poco di faction, però sono già girati nuovi personaggi, 5 personaggi con le loro lore. Si è saputo che Ellie è la protagonista di The Last of Us parte 3, quindi in teoria ci sono un sacco di cose che stiamo pian piano scoprendo per la saga di The Last of Us. Attenzione, questo cosa significa? Significa che ci sono molte voci e dobbiamo solo aspettare che la Naughty Dog ci conferma sia su Faction sia su The Last of Us parte 3. Una cosa è sicura, che quando uscirà Faction sicuramente ve lo porterò sul canale. Poi non lo so se sarà online o un single player sbarra cooperativo, non so proprio come sarà gestita, però vi assicuro che è tanta roba. Sarà veramente un bel gioco, secondo me. Veramente tanta roba sarà. Ovviamente è inutile da dire che porterò anche un The Last of Us parte 3, perché ormai dove ho riportato il 2, la Remastered e adesso pure il remake. Secondo voi non porto parte 3? Per forza. Oltre a questo, che dire? Sto vedendo delle similitudini, ma anche delle diseguaglianze del gioco della prima versione. Alcune cose mi stanno mancando e ho la sensazione che mi stanno sfuggendo di mano. Per chi è interessato, può anche guardare poi le parti di Last of Us Remastered e dare uno sguardo a queste parti se effettivamente mi ricordo io male, ma certe scene come Tess che gli punta la pistola contro Joel, o la situazione che Ellie mo sta leggendo una cosa di quel bambino. Che stava parlando un po' strano del padre che stava nascondendo, lo gli stava proteggendo. Urip, perché? Come lo sai questa cosa? Guarda, ve lo faccio leggere direttamente perché me lo ricordo purtroppo.
fin troppo bene. Diario del ragazzo, eccolo qui. È ufficiale, la scuola è chiusa a tempo indeterminato. Quella epidemia ha voluto almeno un effetto positivo. Ecco, andando avanti, il bambino inizia a capire i comportamenti strani del padre. Guardate, mamma e papà hanno litigato, in qualche modo riuscivano a usarsi, urlarsi dietro, anche sussurrando. Sussurrando, a quanto ho capito, mamma vuole andare da sua sorella. Papà pensa che sia più sicuro qui. Papà mi ha sgridato perché ascolto la radio. Ha detto che le notizie sono solo stronzate. La mamma gli ha dato ragione e ha cercato di fare l'espressione coraggiosa. Poi, giorno su giorno, penso che papà sia dispiaciuto per ieri. Gadget stava dormendo sul mio letto, il cane, avevo detto che aveva un cane, non ha detto niente, è entrato e lo ha accoccolato e ha fatto un sospiro ed è uscito. La scorsa notte papà stava consolando la mamma, zia Karen è morta, o almeno è quello che... Ok, ragazzi, guardate i giorni come passo. 15° giorno. L'agente Jones si è fermato a parlare con papà, è meglio a sussurrare con papà. Anzi, o meglio, sussurrare in questi giorni, andare in una nuova casa, ha detto che l'esercito ci proteggerà, posso portarmi solo una borsa, la mamma stava lì seduta immobile, sì, era terra. Dove dobbiamo andare, non è consentito portare animali, è fatto per vivere libero nella natura, sarà. E ora papà dice che torneremo presto. Mi sa che dice le cavolate. È triste, ma ricordo tutta sta parte. Infatti sono le SL questa parte. Vabbè, ragazzi, io era giusto per far passare un po' di tempo. Questo è un inferno questa parte. Infatti la salvo manualmente. La salvo manualmente, raga. Eccolo, vedete? Siamo qui attualmente. Qui del 38, al prossimo video, passo e chiudo. Bella raga.